Ciao a tutti, sono Vicky e benvenuti ad un nuovo video. Oggi facciamo un tag sulla cucina che ho visto sul canale di Due Cuori e una Cappa e ho deciso di farlo anch'io, mi sembrava molto carino. Si chiama Se fossi cibo tag, però loro lo fanno in coppia, io lo faccio riferito a me, quindi da sola. Cominciamo subito. Se fossi un biscotto, sarei un cookies perché è semplice ma goloso. Cioè, con ciò non voglio dire che io sia golosa. Vabbè, andiamo avanti. Se fossi una merendina, sarei un plum cake. Se fossi un tipo di caffè, decaffeinato. Se fossi un frutto sarei una fragola. Dolce, aspretta al punto giusto, tenera, golosa, basta. Fragola. Se fossi una torta, sarei una classica torta farcita con crema, ricoperta di panna montata. Sarei quel tipo di torta lì. Se fossi un primo piatto sarei una lasagna, sperando di avere lo stesso carattere della lasagna, che è molto buona, di essere buona quanto una lasagna. Direi perfetto, la lasagna classica, quella con ragù. Se fossi uno strumento da cucina sarei la frusta manuale. Attenzione, secondo piatto, quindi se fosse un secondo piatto sarei un tenerone? Si può considerare come un secondo piatto? Se fossi un elettrodomestico sarei un forno, perché il forno è il posto dove i dolci prendono forma, dove si trasformano, e io spero di essere come un forno per le idee, la creatività. Sì, un forno che fa magie. Se fossi un ristorante sarei tipo un risto pub, uno di quei posti molto informali dove però si mangiavano cose gustose, dove alcune cose tipo i panini li puoi mangiare con le mani, dove la luce è un po' soffusa. Mi piacciono molto quei posti lì, quindi penso un risto pub. Se fossi una stoviglia sarei una tazza di quelle tipo da latte. Io vado matta per le tazze di tutti i tipi, piccole, grandi, da tè, una tazza sarei. Se fossi un panino, non so se può considerare proprio panino, ma sarei un Monaco Crab Sandwich, perché lo adoro, è pieno di cose, e sì, sarei un Monaco Crab Sandwich, molto gustoso e che ti dà soddisfazione. Speriamo di essere come un Monaco Crab Sandwich. Se fossi cibo sarei qualcosa di dolce sicuramente, perché mi ritengo molto dolci, sono pieni di miele, e quindi sì, penso sarei comunque nell'ambito dolce. Ok, questo era un video tag molto breve, farlo in due sarebbe stato probabilmente più divertente, come è stato il video di Due Cuori e una Cappa, però spero che vi sia piaciuto. Se è così, vi ricordo di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e di lasciare ovviamente un commentino. Fate anche voi questo tag, se avete un canale YouTube, ma anche se non lo avete, scrivetemi qui sotto nei commenti, io leggerò e risponderò a tutti. Sono molto curiosa di vedere cosa risponderete, e nulla, noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Se hai voglia di supportare il canale, puoi offrirmi un caffè simbolico usando il sito Ko-fi. Vi lascio comodamente il link in descrizione. Il ricavato verrà usato esclusivamente per il canale. Aprendo il link potete anche vedere qual è l'obiettivo. E ovviamente vi voglio bene, sia che lo facciate o meno.